Eccomi, siamo andati a prendere le pizze, sono le 7:30. Dopo che l'ho costretto. Budino sta mangiando la pappa. Sì, perché mi scocciate, diciamo, a scendere e però a prenderla. Allora, abbiamo preso due pizze, sempre da Pizzicotto. E allora, la prima, adesso cerco di farla vedere. La prima è questa qui, che sì, sembra margherita con parmigiano, ma c'è la storia dietro questa qui. Se riesco a tirarla via da qua, dammi una manina. Allora, praticamente io ho preso una Trudy, si chiama, è praticamente una pizza alta con parmigiano e poi fuori forno prosciutto crudo e rucola. La figata di Pizzicotto è che le cose fuori forno te le metti in una vaschetta che ti porti a casa e te le metti quando arrivi a casa, perché sennò si cuoce praticamente tutto. E lei invece si è presa una patatine e bufala sottile, la sua, e la mia invece alta. E abbiamo avuto anche due rettine a mangio. Bene, quindi mo condisco la mia pizza. Il riso freddo domani. Allora, l'ho condita, mi ha mandato un botto di prosciutto che c'è sotto, l'ho tutta rivestita, un botto di rucola e mo se magna. Buongiorno. Buongiorno anche da Budi, guardate che bellina. Allora, sono le 7:35. Vado a fare la mia solita camminata con Budi, perché verso le 9, in teoria, finisce di lavorare e poi dopo mi passa a prendere, che dobbiamo andare a mettere a posto la macchina, tra virgolette, dobbiamo fargli il cambio dell'olio, il cambio delle gomme e il filtro, però c'è anche un altro signore che è un meccanico e appunto quel filtro lo fa lui, invece le gomme le cambia il mio moroso, perché mio papà, no, c'è dubbio che le faccio fare. Quindi facciamo questa cosa qua, poi a pranzo abbiamo il mio simile riso freddo, perché Simo, andiamo, hai ragione, ce lo sentite correre avanti e indietro. Poi niente, oggi pomeriggio penso che non faremo grandi cose, perché verso le 6 andiamo a fare un aperitivo, 6 o 6:30. Buongiorno. Hola. Affettuoso. Allora, è domenica di 8 e stiamo andando a fare la colazione, perché ormai è... o il sabato o la domenica ormai è... ci sta, perché lui se la fa tutte le mattine al lavoro e a me lui mi porta la pastina, io voglio la pastina, vero? Sì. Ecco, e poi niente, poi dopo torniamo a casa, perché io devo stirare, poi dopo montiamo su quell'orologio che abbiamo preso da Shane, quello lì, e poi non so cosa deve fare. Dovrei cambiare un trasformatore dei LED che si è fulminato. E poi mettere magari su quei due cose, insomma. Oggi vediamo di fare qualcosa e poi oggi pomeriggio. Poi il prossimo weekend che facciamo questo. Mm-hmm. E poi oggi pomeriggio finiamo di consegnare le partecipazioni a tutti i suoi parenti, così abbiamo finito. Comunque abbiamo sta voce, ste facce, perché siamo tante a casa a mezzanotte, no, era quasi l'una. Sì. E quindi siamo un po' così, e il posto dove abbiamo mangiato. Perché abbiamo fatto prima un aperitivo con questo nostro amico, no? E poi dopo, vabbè, vieni a mangiare, vabbè, siamo andati a mangiare in questo posto di sushi, ma... No. No, noi abbiamo il nostro di fiducia, ed è quello, ma... Vabbè. Ci ha trattato anche male. Sì, vabbè, lunga storia. Andiamo a fare colazione, va? Siamo tornati. Invece che fare un video spese, visto che è poca roba, vi facciamo vedere molto velocemente. Beh, questo lo metto intero. Sì, allora abbiamo preso, siamo andati alla Lidl, abbiamo preso delle mega cotolette con spinaci, le spinacine. Poi abbiamo deciso di provare una cosa, abbiamo preso dei cornetti, 4 vuote, 4 all'albicocca, li surgeliamo e poi ce li mangiamo la mattina, li riscaldiamo nel microonde, penso, e vediamo come andrà. Poi abbiamo preso questa cosa qui, che è un profumatore, dimmi. Posso mettere tutti e 4? Sì, fai così quello lì lo apriamo, ne tiriamo fuori 2. E usiamo quelle lì. Abbiamo preso questo profumatore per il frigo, che ci serviva in ogni caso. Adesso anche per la lavastoviglie, si tira via questa pellicolina. Poi qui ho visto che c'è anche una questione della temperatura, adesso controlliamo. Poi abbiamo preso dei profumatori d'armadio, visto che abbiamo 4 armadi, usiamo 4 slot, come li possiamo chiamare. Poi ho preso questo, che è un prodotto nuovo,
e sarebbe un il solito antiforfora della Clear, però è anche shampoo per quanto capito, è anche bagnoschiuma. Aere e scalp shampoo, non lo so. Comunque, è solo shampoo quanto capito. Sì, approvato da lui, dicono. Sì. Poi, maxi offerta di acchiappacolori. Noi eravamo andati più per quelli in realtà. E li abbiamo beccati per caso alla fine. Sono 80 fogli a 5,92 euro. Perché, devo dire, come avete detto anche voi, mi trovo da Dio. Sì, gli acchiappacolori, una volta che li provi, non li togli più. Perché abbiamo visto che in ogni lavaggio l'acchiappacolore arriva sempre, esce sempre fuori con un qualche colore. Cioè, non finisco mai di perdere. La roba nuova e la roba del mercato. E la divisa anche. Poi abbiamo preso questo profumatore qua, Iris, pagato 1,99. Sì. Ci ha detto la cassiera che è buono, che l'ha provata anche lei. È buonissimo. Quindi lo mettiamo in bagno, visto che l'altro è finito. Poi altre cose, abbiamo preso questo profumatore della Glad per il nostro profumatore automatico, che è questo qui, che ce l'abbiamo anche da un bel po', questo. Due ricariche di questa gas a gas costano 3,20 euro. Giù di lì. Poi vari shampoo, varie cose, pane, passata. Anche di questo li metto tutti. E per il resto stop, sì, li tiriamo via poi noi. Ho le mani pulite. Poi allora, cerchiamo di aprire sto robo qui. Si svita, si apre? Non so. Sì, c'hai ragione. Tutto aperto. C'hai ragione, non so prima. Allora, tiriamo via questo. Non sa di niente, infatti no. Sì, c'è scritto in odore. Poi allora, questa cosa qui della temperatura, sollevare il cappuccio 1 e rimuovere alla fine. Il cappuccio e posizionare il prodotto all'interno del frigo. Sostituire il magic odore frigo quando il gel verde contenuto all'interno aggiunto viene end. Per un frigorifico con capacità maggiore di 150 si raccomanda di utilizzare due confezioni. Quello del frigo l'abbiamo messo in frigo, appoggiato là. Poi, questo è quello della lavastoviglie, 70 lavaggi dicono, quindi lo andremo a mettere. Dove si mette qua? Qui, a metà, lì. E anche quello è stato appeso. Poi stavamo parlando che le nostre spese sono proprio totalmente cambiate. Prima prendevamo patatine, cioccolata, di tutto e di più. Ora invece solo roba salutare. Quindi, solo roba che ci serve. Infatti anche la roba ci entra già meglio. Quindi la dieta sta funzionando. Sì, anche se ogni tanto ci sono qualche... Ogni tanto c'è qualche cena, ma non si può dire sempre di no. Però abbiamo notato che alcuni chili li abbiamo persi. Diciamo, da quanto siamo partiti? Circa, quanto abbiamo perso? 9 chili da quando abbiamo cominciato, quindi la nostra dieta funziona. Allora, abbiamo aperto questo, che è la boccetta tipo grandissima. Grande, sì. L'odore non ve lo dico neanche quanto è buono, ma questo va rimesso. Sì, lo rimetti, ci metti tutti questi stecchi qua. Di solito sono 4 stecchi, qui sono 6 stecchi. Bello, molto bello. Bene, mo capiremo. Andiamo a posizionarlo. Dun 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 dun. Qua. Cioè praticamente è stata l'attesa di... Perché questo qua, a parte che è quasi finito, però... Sì. Boh, non sa di molto. Bella. Senti. Vai, andiamo ad appiccicare anche questi, vai. Seguiamo. Ti senti osservato da una telecamera? Sì. Ti senti osservato? Dobbiamo fare ancora il letto. Ma cosa c'è di la luce? Questi? Si appoggiano, eh? Non si appiccicano. Ma perché non si appiccica nulla? Perché c'è scritto per cassetti questi. Vabbè. Vabbè, guarda. No, mettilo lì, mettilo qua, che odora di più. Esce l'odore. Ma no, mettilo lì. Questo va qua. Uno. Uno fatto. Ecco il secondo. Udi, per te non c'è, mi dispiace. Qui. Due. Ma forse è meglio metterli dall'alto, forse. Ah no, metà. Boh, non lo so. E via con l'ultimo. Qua. Bene. E anche questo. Woody, non ne abbiamo comprato nulla sto giro per Woody. Non abbiamo preso nulla per Woody sto giro. No. Vai. Poi abbiamo preso questi qua che erano tipo in offerta, che secondo me profumano pure questi, mi sa. Un po' lì. Subiamolo. A vedere, dai, vengo qui, almeno c'è più luce. Comunque, devo stirare e mi sono acceso il clima. Pure. Allora, clima pure. Classica questione, si apre. Ampollina. Si tira via.
che noi prendiamo quasi sempre. Relax. Questo qua, Zen. Ehi. Sorry. Va, adesso curiamo un po'. Via. Allora, attiva. Vai, schiaccia. Bravissimo, bravo, via, ottimo. Comunque questo shampoo qua è fenomenale, cioè me li ha schiariti un sacco questo, quindi super consigliato. Allora amici, vi ricordate che abbiamo fatto tutto l'impianto LED qui sopra? Allora c'è stato un problema che già io avevo messo in conto. Quando abbiamo comprato, intanto perché mi tolgo le ciabatte che devo salire sulla scala, quando abbiamo comprato noi i LED, li abbiamo comprati su AliExpress? Su AliExpress? Avevamo già messo in conto, io avevo già messo in conto che il trasformatore faceva pietà. Perché quei trasformatori che ti danno, ho notato anche quando fate il cablaggio per attaccarlo, fa schifo, molto schifo. Quindi ho provato con questo e ho detto vediamo quanto va, infatti non è che sia andato tanti mesi, ma voglio fare una cosa uguale a quello lì, che è praticamente per i LED. Che infatti ho comprato su Amazon lo stesso. La capacità di questi LED... questo trasformatore riesce a tenere la stessa capacità per questi LED che ho messo, la stessa potenza e tutto quanto. Oltretutto il colore di questo qui faceva all'inizio il bianco, ad esempio, arrivando alla fine di tutto il quadrato che diventavano gialli. Quindi secondo me o era un problema di trasformatore che noteremo con questo, o se no sono le cuciture che io le ho lasciate connesse anziché saldate, che è una cosa che vorrò fare più avanti. Però adesso devo staccare questo e attaccare l'altro. Allora, aggiornamenti. Questo è il trasformatore schifoso. Ho già tagliato il filo, ho già fatto tutto. Allora, c'è un filo che pende, praticamente. Il filo che arrivava qua l'ho attaccato al trasformatore. Adesso lo vedete così perché il cacciavite ci passa male, quindi per comodità adesso un attimo qua. Ho staccato quel connettore là. Mi sono portato il filo giù, ho fatto questo attacco, questo allungo e con questi due adesso faccio una misura per arrivare qua. Poi sistemerò tutto quanto. Oltretutto voglio prendere degli angolari per il LED in modo tale da fargli fare gli angoli e non quello schifo lì. Allora, ho finito il lavoro, a quanto pare era proprio il trasformatore, però avevo visto già con il cacciavite quindi ero quasi sicuro. E fa tutto il colore. Poi prossimamente comprerò il saldatore appena riesco a prenderlo e salderò tutte gli attacchi, quindi dopo dovrebbe essere ancora più uniforme.